Ogni lunedì invece si terrà l'assemblea di Confindustria a Bergamo con come sede è stato scelto un hangar dell'aeroporto di Orio al Serio, una delle infrastrutture più importanti della nostra provincia. Il tema è la responsabilità per crescere. Col presidente Carlo Mazzoleni abbiamo fatto il punto sull'economia bergamasca e sui temi di attualità di questi giorni. Cristina Paolato. Viviamo di questa situazione di grande incertezza legata alla crisi dei debiti pubblici e in particolare per quanto riguarda l'economia reale anche a un certo rallentamento delle economie cosiddette tigri trainanti di questi anni. Complessivamente il quadro rimane a livello globale, a livello di scambi del commercio mondiale, ancora favorevole, ma sicuramente meno favorevole di quanto non fosse qualche mese fa. E da Bergamo come vede quello che sta accadendo a livello nazionale, il confronto che è in atto e soprattutto le decisioni che devono essere prese in questi giorni per il futuro dell'Italia? La situazione è molto complessa, penso che sia difficile dare delle ricette, anche se non passa giorno in cui di ricette ne vengono elargite in grande abbondanza. Possiamo dire che questo modello di sviluppo costruito sull'indebitamento pubblico è arrivato sostanzialmente al capolinea, quindi pe dobbiamo pensare, immaginare, costruire un futuro diverso che non sia basato sul debito pubblico, ma sia in qualche modo recuperi lo spirito della ricostruzione postbellica. Noi non usciamo fortunatamente da una guerra, le condizioni di partenza sono ben diverse, però dobbiamo assolutamente recuperare questo spirito di ricostruzione, questo spirito di ripartenza, rimboccarci le maniche tutte, trovare i motivi di unità, i motivi di coesione e non i motivi di divisione, perché saremo solo noi gli artefici del nostro successo futuro.